mi dica. La direzione del circolo le augura buon Natale. Oh, grazie, ma non capisco. Siamo appena in primavera, non è ancora Pasqua e già mi si augura il buon Natale. Grazie. Perché difficilmente ci rivedremo prima di quell'epoca. Oh, bella, perché? Data la sua morosità, la direzione del circolo la prega di astenersi dal frequentare la sede sociale fino a che non avrà soddisfatto i suoi impegni. Ah, sì? Bravo, presidente, bravo. Lei mi ha prevenuto. Era appunto quello che io volevo dirle. E non gliel'ho detto fino adesso per non mortificarla, per non umiliarla. Ha capito? Ha capito? Silenzio! Non insista! Battista, cappello e mantò. Io in questo circolo non metterò più piede, caro signor presidente, perché questo circolo ormai è declassato. Questo circolo con la mia presenza io l'avevo messo su un piedistallo, dico, piedistallo. Ha capito? Lo sa cos'è questo circolo? Lo sa cos'è? Lo vuol sapere? Ebbene glielo dico, è un letamaio. Oh. Sì, è un letamaio, insisto. E non glielo ho detto prima perché sono un signore e signore si nasce e io lo nacqui modestamente, caro signore. Non solo non ci metterò piede io, ma non permetterò nemmeno al mio cameriere di mettere piede in questo ambiente lurido e fetente. Basta! Io lo nacqui, caro Franco, tu lo nacqui? Io l'acqua. Tu non acqui o... qualcuno avrà anche capito. Noi abbiamo perché... Natali umili. Noi abbiamo Natali umili. Però qualcuno avrà certamente compreso il senso della nostra apertura. Come no. Totò, innanzitutto ben trovati e buona domenica. E poi chiaramente anche il richiamo della nostra lavagnetta. Ad ognuno i suoi Natali. Ad ognuno i suoi Natali. Allora noi adesso dobbiamo dire con chiarezza a chi ci riferiamo. Per coloro, scusami il tono e la tosse eccetera, sto un po'. Allora, volevo sapere, Franco. A chi ci riferiamo? Alla dottoressa Maria Morgante, manager dell'ASL di Avellino per meriti acquisiti. Certamente per meriti acquisiti. Perché la Morgante lo nacque. Manager lei. Decisionisti si nasce e lei lo nacque. Grande Totò, grande Totò. No, posso dire io grande Genzale. Beh, Genzalino. Evidentemente noi ci stiamo riferendo a ciò che è capitato ormai la scorsa settimana e segnatamente insomma alla risposta che la dottoressa Morgante. Perché noi ci ridiamo, ma questo è un fatto serio, un fatto estremamente serio. Posso dire serio e triste. Molto, sì, anche sì, triste, sì, di una tristezza unica. Noi, insomma, sì. Diciamo, non ci arrendiamo, cerchiamo di trasformare anche le cose più triste, come dire, in momenti, non dico di allegria, ma almeno di spensieratezza, per quel che si può. E dunque, la Morgante lo nacque. Partiamo da qua, Ora, perché la Morgante lo nacque? Perché, come avete certamente letto, c'è stata la conferenza stampa della dottoressa Morgante. In realtà era una conferenza stampa congiunta con il dottor Angelo Perco, quindi due direttori generali delle due aziende, no? L'ASL e l'azienda ospedaliera Moscati. In quella circostanza. Del quale Perco, perdonami. Che, poi l'ho intervistato, che stimo tanto, però del quale Percopo non ho apprezzato questo spirito rinunciatario anche rispetto ai sindaci, fatti bravi, il bicchiere mezzo, no, qua non c'è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, Marco, qua c'è una bottiglia interamente scolata. Questi sono comportamenti da ubriachi, cazzo. Questa è la verità. Sì, scusa, non sì, posso no, mancare, abbiamo certo, che c'è il raffreddore. Semplicemente diceva, è stato straordinario il fatto che finalmente si sia rifatto questo comitato dei sindaci dell'ASL, perché è un organismo importante. Adesso sono i sindaci veri padroni della sanità e quindi insomma lui ha anche una logica istituzionale. Io comprendo quello che tu dici, in qualche misura non ha voluto affondare, non ha voluto, come dire, creare ulteriori elementi. Però tornando al punto, c'era questa conferenza stampa che in realtà era stata convocata per presentare tutt'altro, cioè per presentare la nuova rete di intervento per quanto riguarda che una cosa seria, che è una cosa seria, eccetera. Però chiaramente in quell'occasione la dottoressa Morgante non ha rinunciato a tornare sul vero casus belli di queste settimane, no? Quindi l'atto aziendale dell'ASL che evidentemente interviene in maniera pesantissima su due pressi essenzialmente, che sono quelli di Sant'Angelo dei Lombardi e quelli di Solofra, ma non potenzia nemmeno Ariano. Per quanto riguarda Sant'Angelo e Solofra, come tu hai potuto, come hanno detto i sindaci, come abbiamo documentato e come tu hai ricordato, effettivamente si tratta di interventi che non sembrano avere una logica, ma soprattutto che penalizzano in maniera devastante
i due plessi, rispetto a quell'atto aziendale. I sindaci di Sant'Angelo e di Solofra hanno avviato una battaglia nelle istituzioni, dicendosi pronti anche a ricorrere alla magistratura. Con loro si è schierata la gran parte dei sindaci, ma ciò non di meno la Morgante, praticamente tutti i sindaci tranne quelli UDC, quelli di D'Amelio, questi non hanno manco più una bandiera, attenzione, stiamo attenti, sì, ma anche i sindaci PD riconducibili al presidente D'Amelio si sono, perfetto, bravo, no, alla fine di questa storia si erano determinate proprio nel momento in cui si è costituito il comitato dei sindaci ASL. C'è stato uno scontro violentissimo, proprio perché Ciriaco De Mita aveva dato l'ordine di chiudere su un comitato che escludesse innanzitutto Sant'Angelo, ma appunto per fare un comitato a sua immagine e somiglianza, che poi non desse problemi alla Morgante, non desse problemi. Invece il sindaco di Solofra, Michele Vignola, non ha voluto sentire ragioni, quindi non, e ha determinato le condizioni perché lo schema di De Mita saltasse e si arrivasse ad un comitato che comprendesse almeno tutti i comuni dove c'è un presidio ospedaliero. Ok, detto questo, si chiude quella partita. Sembrava che con l'istituzione di questo comitato dei sindaci si potesse almeno aprire una mediazione. La Morgante va in conferenza stampa, chiude completamente ogni spazio e ogni ipotesi di dialogo con i sindaci, dice che se ne devono fare una ragione, l'atto aziendale è prerogativa del direttore generale, questo è, non si cambierà, con un piglio davvero, questo, con quell'arroganza arrogante e anche incomprensibilmente arrogante, perché nella situazione data, per come erano andate le cose, forse, diciamo, astuzia avrebbe suggerito maggiore prudenza da parte della Morgante, perché in questa maniera si è, come dire, ha ulteriormente peggiorato la situazione, ed oggi più che mai è un obiettivo soprattutto appunto dei sindaci. Detto questo, Genzale torna sul punto, torna proprio sul merito della questione, ma anche proprio su quel piglio decisionista, e secondo me in poche righe descrive in maniera perfetta, diciamo, quella che è la sintesi anche della nostra apertura. Se mi è consentito, mi avvio a leggere, tanto è velocissimo. Posso fare una premessa soltanto, anche per evitare, anche due, anche soltanto per evitare equivoci, perché non manca mai il cretino di turno che dà interpretazioni di comodo, eccetera. Ora, il problema serio è proprio questa storia del piglio della Morgante. A me i manager, come i sindaci, come i politici decisionisti, piacciono da morire, perché bisogna decidere. Però attenzione, bisogna essere decisionisti sempre. Invece questa Morgante, che diventa all'improvviso decisionista, sì, lei che non prende mai decisioni, no? Decisionisti anche giustamente, cioè tu devi essere decisionista sempre, ma quando devi, sempre. Ma devi decidere giustamente, e poi bisogna essere sempre decisionisti, non a seconda dei casi, perché diversamente vuol dire che sia al servizio. Pare che stia per arrivare il caffè, caro Franuzzo. Ce lo prendiamo il caffè. Dunque, allora, signore e signori, ascoltate cosa ha scritto Genzale. Secondo me è veramente, come dire, diciamo, per descrivere il piglio si rasenta la perfezione, secondo me, qui. Prego, Gigi, prego. Relativamente, Marco, al piglio decisionista della Morgante, che non convince, perché è un piglio che applica a giorni alterni e soprattutto rispetto alle situazioni, condizioni che a lei fanno comodo. Questo poi è la storia seria. Ok, allora, Genzale semplicemente dice, una volta che ha riproposto le dichiarazioni della Morgante in quella conferenza stampa, quindi dice, bene, punto. Cominciamo col dire che sbaglia di grosso chi si sorprende del piglio manageriale esibito dal direttore Morgante. Parafrasando Totò, eccoci di nuovo alla nostra apertura, manager decisionisti ed anche piuttosto arroganti non si diventa. Magari, che so, facendo bene le scuole primarie, ancora meglio le superiori, fino a risultare eccellenti all'università e superditati ai master iperspecialistici e quant'altro. E non si diventa, nemmeno con la spinterella, chiamatela pure botta politica, manager decisionisti si nasce, ed è proprio il caso dell'attuale direttore generale dell'ASL. Lei, la Morgante, manager lo nacque. Insomma, era una predestinata e, con ogni probabilità,
L'anamnesi rigorosa del suo percorso infantile farebbe scoprire che il passatempo preferito della Morgante non erano le bambole, bensì il gioco a medico e paziente, con tanto di fonendoscopio pendente dal collo e il pensiero fisso di cercare posti letto. Posti letto, altro che altalene e girotondi. Un grande Genzale. Io pure giocavo a medico e paziente, mi piaceva un sacco quel gioco. Quando ero bambino gli facevo il medico, naturalmente. È chiaro, è chiaro. Quindi, che cosa vogliamo dire con tutto ciò? Che quando si discute o si tenta di discutere con serietà delle cose che purtroppo e dei grandi problemi che purtroppo abbiamo davanti a noi e sui quali poi si misura e si misurerà anche la capacità di questa provincia di sopravvivere, perché noi siamo nella condizione di dover ragionare di politiche funzionali a garantire la sopravvivenza dei nostri territori prima di andare a fare poi voli pindarici come se ne fanno da troppo tempo. Quando si discute di cose serie, noi dovremmo avere almeno la consapevolezza e la capacità di poterci riferire a riferimenti seri, cioè la serietà, quella che manca poi fondamentalmente al di là di tutto quello che si può. Perché non è possibile ragionare in questi termini, perché come ricorda lo stesso Franco nel suo meraviglioso pezzo, poi dobbiamo parlare dei fatti. E che cos'è che contestano questi sindaci? Cioè qual è il motivo per il quale quest'atto aziendale non va bene ai sindaci della provincia di Avellino, a partire dai sindaci dei comuni che appunto hanno gli ospedali, no? E quindi qual è il problema? Il problema è banale, che a Solofra da 14 strutture complesse si scende a 5 strutture complesse. Il problema è banale perché si arriva ad avere una soglia di 104 posti letto nella consapevolezza che come scendono al di sotto dei 100 l'ospedale chiude. Non si può tollerare che a Sant'Angelo dei Lombardi si chiude struttura complessa chirurgia nell'unico ospedale che serve l'Alta Erpinia, di quel progetto pilota che dovrebbe essere in primo luogo funzionale all'organizzazione dei servizi primari. Ma di che vogliamo riorganizzare se l'ospedale chiude? Di che stiamo parlando? Quando poi contemporaneamente invece si inseriscono strutture complesse nell'amministrativo, vorrei capire perché e assecondando quale logica, e potremmo continuare. Allora, se questi sono gli interrogativi, se persino Angelo Percopo, politica, si faceva freddo, e Luigi è andato alla città ospedaliera, quindi già ci ha messo un po'. Allora, dicevo, che stavo dicendo, Franco, mi ha fatto distrarre. Se perfino Angelo Percopo, che chiaramente deve anche avere una certa decoro istituzionale, anche perché è sempre stato lui a dire, a battere sulla necessità di un dialogo, di una collaborazione con l'ASL, da questo punto di vista, insomma, gli dobbiamo dare ragione, ma se persino Angelo Percopo, intervistato da me, afferma candidamente che i mezzi ospedali, riferendosi a Sant'Angelo in particolar modo, ma anche a Solofra, non hanno vita lunga, non possono avere vita lunga, perché sono destinati a morire per il semplice fatto che viene meno l'utenza fisiologicamente, e dice: possiamo ragionare del progetto pilota finché vogliamo, così come possiamo ragionare di politiche sperimentali, di riorganizzare finché vogliamo, ma in tema di sanità, se non capiamo che il Moscati di Avellino deve fare il Moscati, cioè deve essere un ospedale di secondo livello e deve garantire assistenza di secondo livello, e quindi non attribuiamo ad Ariano la capacità di soddisfare un'assistenza di primo livello, noi stiamo ragionando di nulla, perché soltanto con Ariano potenziato in quel senso tu potrai immaginare di fare di Sant'Angelo dei Lombardi un punto di snodo, lo collochi all'interno di un sistema organico che si tiene, stesso discorso si può fare per Solofra. Di tutta sta roba non c'è niente. Noi ci stiamo arrovellando appresso ad un atto aziendale che devasta quei due pressi, cioè pone le condizioni per, come dire, prego. Marco, se vogliamo dire le cose fino in fondo, noi dobbiamo uscire da ogni forma di ipocrisia. Allora, per tornare alla Morgante un attimino, no? Ma poi sta storia, scusami, ti interrompo, non ti interrompo più. La cosa che mi fa veramente incazzare, è che sei insopportabile che un signore di non so quanti anni, come Ciriaco De Mita, al quale rinnovo, per il quale io rinnovo massima stima per l'intelligenza, la storia, per l'amor di Dio. Non più, Marco, non più. Ok, ma non voglio sembrare accanito. Ma
Se è insopportabile che uno come Ciriaco De Mita si permetta di dire a dei sindaci: voi non avete titolo a parlare di sanità, diciamo, parlando anche di immoralità, di mediocrità. Sappiamo, ricordiamo quello che è successo nell'ultima riunione del progetto pilota. Abbiamo pubblicato l'audio delle urla di De Mita nei confronti di Rosanna Repole. E la sensazione che ho è che la Morgante faccia il pappagallo di De Mita. Cioè, fondamentalmente, l'atteggiamento della Morgante è assolutamente in continuità con l'atteggiamento del presidente De Mita. È insopportabile questa roba. È quello che volevo. Lei ci deve rispondere, deve dire: questo è l'atto aziendale, se ne assume tutte le responsabilità e siamo d'accordo. Ma non può bastare questo. Lei ha il dovere di dire ai cittadini dell'Alta Irpinia, della Valle dell'Irno e anche ai tanti cittadini che si trovano al Moscati intasato per colpa delle mancanze degli altri plessi, esatto, come cazzo devono fare per avere un livello di assistenza mediamente dignitoso nell'anno del Signore 2017. Poi il sindaco di Solofra le può stare antipatico, le può stare antipatico anche il sindaco di Sant'Agata, ma non ce ne fotte proprio, detto proprio all'avellinese, ma deve dare risposte concrete nel merito. Bravo, Marco. E apro parentesi e poi la chiudo: anche il governatore ha rotto i coglioni rispetto a questa questione, non lo dico. Viva Marco Genzano, vieni qua, no, vieni qua. No. Hai rotto i coglioni. Sempre Genzano, ricorda come il piglio decisionista della Morgante è comunque venuto fuori sul medio periodo, perché tutti ricordiamo cosa fu la presentazione della dottoressa Morgante. Ma che cosa piglia la Morgante? Ma quale piglio? Quale piglio? Il problema, Marco, se vogliamo uscire dall'ipocrisia. Ecco perché io dico basta con questa storia dei miti intelligenti, 90 ci ha rotto i coglioni. Allora, il De Mita degli altri dei tempi buoni, quando faceva politica e non pensava il mio De Mita. Ma quel De Mita io sono stato demitiano, non mai consentito queste cose. Io sono stato demitiano, sono nato in una famiglia demitiana e ne sono ormai fino a 20 anni fa, però basta. Allora, Marco, io voglio dire una cosa molto semplice, no? Giusto per dire, perché le cose... Allora, De Mita ebbe le palle anni fa, no? Non dire volgarità. Ebbe il coraggio di dire anni fa, attirandosi le ire dei solofrani, sì. Era sindaco Guarino. All'epoca. Sì, a proposito, ecco, Tonino Guarino, grande, bravissima persona, amministratore, il nostro grande della cordoglio, storia di quel territorio. Il nostro grande cordoglio alla famiglia. Allora, De Mita capì, per la verità, non per ammenarne vanto, l'avevo scritto io, ma fa piacere anche quando De Mita ascolta anche quelli che non sono proprio intelligenti come lui. Quelli che non hanno titolo. Disse una cosa molto importante, quando no, si cominciò a ragionare della possibilità di dover eliminare qualche ospedale, proprio perché ha crisi, il debito sanitario cresciuto negli anni purtroppo in cui De Mita ha comandato in regione Campania, cioè 40 anni a questa parte, cresciuto il debito sanitario. Ma De Mita ebbe un lampo di grande genialità, mi perdoni Ciriaco, lo scrissi io, quindi grazie, e disse: se dobbiamo togliere un ospedale, togliamo l'ospedale di Solofra. E motivò perché? Perché Solofra sta a 10 minuti dall'ospedale Moscati, per cui si può fare un grande ospedale Moscati, che è l'argomento attuale, e destinare a Solofra un polo specialistico che può essere l'oncologia, che può essere tutto quello che vogliamo, ma specialmente l'oncologia, perché può abbracciare tutta la provincia di Salerno. Allora io dico, no, alla signora Morgante. Alla leggiadra signora Morgante, che nacque manager, dico: ma abbi pazienza, ma poiché si tratta di far tornare i conti, poiché è vero, la Campania è commissariata per la sanità e quindi, come lei dice, non possiamo ragionare su quello che vogliamo, su quello che desideriamo, ma su quello che realmente c'è, bene, si sarebbe potuto immaginare già in quest'atto aziendale il viatico per accorpare Solofra con il Moscati per
importante per l'ortopedia, per la chirurgia, per la cardiologia, quindi rendere questo Moscati veramente grande a servizio anche di Solofra, dell'area solofrano-montorese, dedicare a Solofra un grande polo specialistico, Marco, e si sarebbe risparmiato un sacco di soldi! Perché tu, mettendo insieme le forze dei due ospedali per i reparti doppioni che abbiamo, tu risparmi soldi e utilizzi il personale in modo migliore. Questa è politica sanitaria, cazzo! Non le stronzate che avete scritto! Quanti anni sono passati da Marco, allora? Quanti anni sono passati? Ma se questo atto aziendale che ha fatto la Morgante è stato rifatto 3 volte in regione, perché gli hanno fatto dei rilievi gravissimi, per carenze gravissime, una ragione ci sarà, sì o no? Vuol dire che la Morganda ha fatto un piano aziendale, un atto aziendale, che non serviva ad un cazzo! Questa è la sacrosanta verità. Punto primo. Punto secondo. Ti dicevo prima, dobbiamo uscire dall'ipocrisia. Quando tu dici che la signora Morgante ripete, probabilmente, pappagallescamente, no? Come si dice? Aiuto. Dici. Demi, hai perfettamente ragione. Perché la dottoressa Morgante non deve dimenticare, ecco perché poi io lo nacqui, lei ha studiato, è brava, per carità, è una persona molto intelligente, ci mancherebbe altro, però non deve dimenticare la dottoressa Morgante, perché sennò noi staremo a ricordarcelo per l'eternità, che è entrata in sanità con un contratto, faceva la revisione dei conti, manca a farlo apposta, faceva anche la revisione dei conti dell'AIAS. Dove? Della famosa AIAS, famigerata AIAS, scandalosa AIAS, AIAS, perché poi sull'AIAS mica abbiamo raccontato tutto, Marco, no, che siamo fessi noi, no? Noi raccontiamo, poi attendiamo le repliche di qualche cervellone dell'Alta Irpinia e poi diciamo il resto sull'AIAS. Allora, Marco, la signora Morgante non deve dimenticare, fermo restante che è brava, intelligente, è nata manager, ma non deve dimenticare una cosa molto importante, che dopo essere stata revisore dei conti dell'AIAS, ha avuto un contratto all'ASL come dirigente senza fare il concorso, perché ci sta un articolo del cazzo di questa legge. Articolo 5, chi te ne mano ha vinto? Quasi, ma quindi questo è quello, pure quindi è quello là, no? Marco, allora, per carità, non è stata l'unica, ne hanno goduto altre leggiate signore e signorine, hanno goduto di quell'articolo 5. E signori e signorini, no? Qualche signorino, ma soprattutto le signore e le signorine. Allora, Marco, Il problema è, si ritrova ad essere praticamente presa dall'esterno, no? Con questo contratto di dirigente, poi fa il concorso, ma intanto si fa i suoi 5 anni di dirigente di struttura semplice, perché se non fai quello, di struttura complessa, attenzione, perché se non fai quello, non puoi, Marco, dopo i titoli non ce li hai per poter partecipare, per poter rientrare nell'albo dei direttori, hai, poi ha fatto qua, c'è un'altra domanda. Questa è la storia, però c'è un'altra domanda, e allora scusami, il collegamento logico, infatti non a caso io ho chiesto alla signora Morgante sempre su Orticalab qualche giorno fa, qualche settimana fa, ho chiesto dottoressa Morgante, lei può smentire di essere politicamente vicina a De Mita e che è stata sponsorizzata da De Mita presso De Luca nel famoso patto di Marano, sì o no? Esatto. Questo è il punto. Ma poi fosse stata sponsorizzata per far cose buone ancora. Intanto non sarebbe l'unica, oltretutto, ci mancherebbe altro. La sponsorizzazione politica a me fa schifo, perché la politica dovrebbe starsene per cazzi suoi, e De Luca, quando fu eletto, e ancora prima di essere eletto, disse che mai e poi mai avrebbe consentito ingerenze politiche per le nomine, eccetera, eccetera. Poi le ha consentite, io sono rimasto molto molto deluso anche dal governatore De Luca sotto questo aspetto, deluso, tanto diciamo, lo scriviamo. Allora, c'è un'altra domanda che io ti devo porre. C'è un'altra domanda che io ti devo porre prima di arrivare poi ad altro. E mi puzza. Cosa? Moltissimo. Il fatto che rispetto al caso, allo scandalo AIAS, che è uno scandalo, badate bene, tutto della regione Campania, perché i signori dell'AIAS ad Avellino, per dirci, la signora Anna Maria De Mita sta godendo di un privilegio mica per colpa sua. Lei non ha colpa, ci mancherebbe altro. Marco,
Lei gode di un privilegio di omissione in atti d'ufficio della Regione Campania. E quante cazze di volte dobbiamo ripeterlo a questi procuratori della Repubblica? Quante altre volte? Quante altre volte poi vi incazzate se escono i signori con le palle che girano e con la testa che non ne possono più e vi pigliano a pilo smirso, per dire la velinese, anche a voi. Attenzione, attenzione. Woodcock, sto cazzo di Woodcock, no. Sto cazzo di Woodcock che su 10 ne indovina uno o due. Ne una facile, facile. È facile, vengo io, mandiamoci il comandante dei vigili urbani Arvonio. Arvonio, vai a Basta che Arvonio in Regione Campania. Arvonio, vai Cassetti, hai capito? Chiede, facciate le carte, dove sta? E qualcuno dovrà pure spiegare, Marco, porca puttana, perciò stiamo incazzati. Perciò stiamo incazzati, perché vengono perseguite le persone serie, vengono perseguite le persone per bene, laddove ci sia un sospetto, una mezza intercettazione del cazzo, e poi su fatti seri. Seri, non bisogna essere grandi magistrati, cazzo, per aprire i cassetti della regione e chiedere al competente ufficio della Madonna, a De Luca. Ma com'è che in da 4 anni, parlo un po' Mirabellano ogni tanto, mi devo sfogare, ma com'è che in 4 anni, questo è Mirabellano italiano, com'è che in 4 anni non avete avuto il tempo per scrivere che questa cazzo di struttura gestita dalla signora Anna Maria Di Vita non può essere accreditata? Come cazzo vi è sfuggito? Domanda. Porca puttana! Domanda. Sono soldi pubblici. Dopodiché dobbiamo niente meno sorbirci il demita ciriaco del cazzo che ci viene a raccontare che Rosanna Repola è immorale. Domanda. Ma non è fare il culo! Domanda. Ma non se ne può più! Marco, non se ne può più! Questa è una provincia che merita questa classe dirigente. Domanda. Voi Irpini non vi dovete più lamentare. Domanda. Voi Irpini andrete a votare Giuseppe De Mita per la desistenza del PD, di questo PD di merda nel collegio Alta Irpinia. Vergognatevi se avete le palle. Protestate, ma non se ne può più. Domanda. Ma non ne posso più. Domanda. 5 Stelle, dove sta Grillo? No. Chiamatemi Grillo! No, quando mai? Grillo! In deroga a tutte le stronzate che fai pure tu con le cose online, quelle puttanate. Candida Franco Genzale nel collegio Alta Irpinia contro Giuseppe De Mita e contro tutto il PD. Gli faccio un culo così. Dopodiché mi dimetto e fatevi votare. Porca puttana, adesso basta. Ok, non ce la faccio più, ma si rivolta la coscienza. E qua parliamo nella merda. È una domanda. E più facciamo finta che la merda non puzza. Posso, ma smettiamo. Posso. Ma sì, fai quello che vuoi, ma finché che maltratto anche te. Una domanda. Pacata. Allora. E poi ci meravigliamo, è chiaro che non giocavo con le bambole da piccola la Morgante. Allora, dopo questa serena e pacata analisi di Franco Genzale, io vorrei porre una. Io voglio che qualcuno mi smentisca. No, no, ho capito. Io voglio che qualcuno mi smentisca. Sto smentendo, ma ti voglio fare una con Mita e il nipote che parlano dei massimi sistemi che si arrampicano sugli specchi con un lessico che ci hanno rotti i coglioni. Non capiscono più nemmeno loro. Parlano e non si capiscono. Rispondessero a queste domande che sono belle, semplici, con linguaggio quali chiaro. Prospettive di orizzonti. Così come i colleghi giornalisti. Aspetta, e non ci sta più un giornalista in questa provincia. E chi sta nell'ufficio stampa dell'AS e chi sta nell'ufficio stampa della miseria. Tutti quanti collocati e se ne stanno buoni e zitti. E fatti seri. Posso fare una e fatti seri. No, e basta. Parte gli scherzi, ti voglio fare soltanto una domanda, però questa. Giornali come Il Mattino. Vabbè, però non mi fa fare la domanda. E mo ti faccio fare la domanda. E fammi dire. Giornali come Il Mattino che sullo scandalo Aias non scrivono un rigo. Non scrivono un rigo. Però poi ne promuovono le iniziative in prima pagina, bloccate in prima con il fatto che hanno fatto un nuovo film. Smettiamo, il nuovo film di noi con loro. Posso dire una cosa? La domanda. Ma che noi dobbiamo aprire un'inchiesta noi, giornalistica, ma la faccio, ma la domanda non parlo più.
sul centro autistici di Sant'Angelo dei Lombardi. Dobbiamo andare a vedere, a capire che cosa vogliono fare di questo centro autistici doppione del vero centro autistici di Avellino. Posso fare una questa provocazione? È una rapina. Posso fare una provocazione? Io con i soldi, con i soldi che indebitamente sono stati concessi all'AIAS di Avellino negli ultimi 4 anni, quanti sono? 6.400.000 euro. Quei soldi, nella misura in cui non fossero stati concessi in facevamo un centro autistico italiano nazionale. Cose serie. Allora la Morgante, tra le altre cose, ci spieghi prima, se no poi cominciamo da capo. Ci spieghi prima questo centro autistici di Sant'Angelo dei Lombardi, per il quale ha fatto una corsa ad ostacoli straordinaria. Come ha fatto? Ad ostacoli straordinaria. Mennea. Vogliamo capire chi lo gestisce e come sarà gestito. Okay. Perché io qualche pensiero non me lo sto facendo. Ok. Allora, la domanda è. Ma tu già parziamente. Fai dire a Peppe Grillo che voglio essere candidato. No, io voglio capire. Voglio essere candidato. 5 sì. Stelle con dal notaio, firmo. Okay. Mi dimetto il giorno dopo perché io vado là e vinco le elezioni. Io Giuseppe De Mita e gli altri li strafaccio. Franco, ma li faccio neri, Scusami, prendo l'80%, prendo l'80%. Lo so, posso fare una domanda. E anche contro Famiglietti. Non si può fare. Anche contro Famiglietti. Voglio candidarmi contro Famiglietti, Marco! Vai. Ma no, a parte le cose, le analisi, ma la domanda che uno, magari dovremmo anche porci in una domanda, ma non è che siamo io e te che poi siamo, diciamo, vediamo le cose in maniera sbagliata, visto che tutto il resto del mondo tace, non è che siamo io e te che stiamo esagerando nel porre l'attenzione su queste cose. Tu hai qualche interesse particolare che non mi hai confessato? No. Ma io e te abbiamo ragione. Ok. Domanda, altra domanda. Te abbiamo ragione, lo dimostrano anche i numeri di Ortica, allora, la a quando stanno? Genza, ascolta, tutta sta roba qua che abbiamo raccontato stamattina riguardo alla sanità, ma in realtà, diciamo, disvela un contesto complessivo, no? Allora, settimana appena trascorsa abbiamo celebrato il 37esimo anniversario dal sisma del 1980, ok? Allora, secondo me Silvio Sarno, vabbè, amministratore unico di Calcestro Zirpini, ex presidente di Confindustria, devo dire un imprenditore anche molto impegnato, perché sappiamo perfettamente che con Fondazione Sullo sta lavorando ad una proposta di legge per agevolare un processo, i processi di rigenerazione urbanistica, una legge che è molto importante, è stata presentata a Napoli, a Roma e anche a Milano, è ormai pronta. Contestualmente finanzia l'osservatorio per l'Italia meridionale, per le partnership pubblico-privato, proprio per come dire, affinare gli strumenti che servono alle amministrazioni pubbliche per poter rigenerare appunto il patrimonio urbanistico cittadino. Quindi insomma, una persona molto impegnata. Io l'ho intervistato proprio il giorno per capire un po' il punto di vista di un imprenditore che sta nei processi rispetto a quello che è il contesto dato della provincia di Avellino. E lui fa un'analisi molto, molto secondo me condivisibile, e soprattutto in un passaggio poi sintetizza tutto. La verità è che a 37 anni dal sisma del 1980, lui aveva poco più di 5 anni, io ne tenevo 2, voglio dire, il vero terremoto su cui dovremmo ragionare è tutto in ciò che non è accaduto nel corso degli ultimi 10-15 anni, e lui in maniera molto puntuale dimostra come in realtà le cose di cui discutiamo oggi, quindi alta capacità, sviluppo del territorio rispetto alle potenzialità, eccetera eccetera, all'area vasta, quindi ragionare anche in relazione alle aree interne, quindi con il Sannio, la riorganizzazione dei territori secondo schemi di area vasta eccetera, sono le stesse cose di cui si discuteva ormai 12-13 anni fa, quando lui, esatto, da presidente di Confindustria avviò questo percorso di concertazione con le istituzioni e con le forze sociali. Dice, oh, sono passati 13 anni, 14 anni, noi stiamo ancora ragionando di questo, e ancora non ci rendiamo conto del fatto che affermare che il progetto pilota così com'è possa gradire lo spopolamento, o che l'alta capacità da sola possa garantire alla Valle di Ufita chissà quale futuro inarrivabile, che basta fare l'area vasta a Solofra che va verso Salerno, senza però porsi il problema di quali investimenti abbiamo a disposizione per la retroportualità, perché altrimenti non ha senso, piuttosto che ragionare della città di Avellino
come se fosse un corpo a sé stante della provincia, e immaginare che tutto possa risolversi con un nuovo sindaco Salvatore, cioè stiamo parlando delle stesse cose, dello stesso spettacolo che si riverbera di volta in volta di campagna elettorale in campagna elettorale. Ma la verità qual è? È che abbiamo completamente perso l'abitudine a studiare, a ragionare, a programmare e quindi ad immaginare percorsi di cambiamento vero, che non possono risolversi in meno di 10-15 anni, cioè non esiste la possibilità di cambiare il volto di una città come Avellino se non si fa un programma di governo per i prossimi 10-15 anni, non si può immaginare di cambiare il volto dei nostri territori se non accettiamo la sfida del ventennio, cioè se non ci misuriamo sui 20 anni addirittura. Il 23 novembre, secondo te oggi, tu che probabilmente sei tra quelli che ha scritto di più rispetto a quella tragedia, appunto, oggi che cos'è il 23 novembre per noi? Che cosa dovrebbe significare? Il 23 novembre è il fallimento di una occasione persa, che non significa però fallimento della ricostruzione, come ho letto da qualche parte. Non esiste. La ricostruzione in Irpinia è stata eccellente. E il fatto che ci siano delle scuole come il Mancini ed altri, eccetera, eccetera, che sono state messe sotto sequestro per una ipotetica mancanza di agibilità antisismica, non significa niente. Tutt'al più, se fosse tutto vero, sarebbe anche l'eccezione alla regola. Non è quello il punto. Il fallimento è venuto dopo, io sono d'accordissimo con Silvio Sanno, il fallimento è arrivato dopo, è dato appunto a 13, 14, anche 15 anni fa, quando si era in tempo per fare determinate cose, perché la ricostruzione è stata lunga, è stata molto molto laboriosa, è stata complessa. Attenzione, qua in Irpinia a 2100 morti, Marco, non possiamo giocare, cioè non possiamo dimenticare che cosa c'è stato. Soltanto chi è in malafede, chi non ricorda, io quella storia l'ho vissuta e l'ho anche scritta, certo. Non la storia, facevo il cronista, e quindi so perfettamente le difficoltà che sono state affrontate e grazie a Dio risolte per quella classe dirigente. Vedi, come io dico che De Mita dovrebbe andarsene, sì, a fare in culo definitivamente, perché sarebbe anche ora, dico anche che senza De Mita all'epoca e Salverino De Vito e Nicola Mancino, ma soprattutto De Mita, era lui il capo politico, noi avremmo fatto la fine del Belice. Detto questo, poi sono accadute quelle che le cose che sono accadute da Don Gendopoli in poi si sono aggravate, non hanno dopo fatto quello che dovevano fare, questo è il punto. Poi è arrivata la crisi che ci ha dato la mazzata, ma chi mi viene a raccontare che l'Alta Irpinia si è spopolata per il terremoto, Marco, racconta una verità talmente l'Alta Irpinia si è spopolata perché nel corso degli ultimi 20 anni non siamo riusciti, non solo l'Alta Irpinia ma gran parte della provincia, non siamo riusciti a recuperare una trama, a ragionare. Poi ci ritroviamo da 5 anni a questa parte con deputati dello spessore di un Famiglietti, di una Valentina Barz, ma la verità, è che tutto si risolve sempre in funzione della prossima campagna elettorale. Marco, la verità, Marcone, questo è verissimo, c'è anche un'altra verità, è che scomparso dalla politica naturalmente Nicola Mancino, Zecchino, Sabino Di Vito, il compianto di Vito, cioè scomparsi questi signori che ragionavano e governavano la politica e alcuni processi, ci dico De Mita, la verità sacrosanta è che da una decina d'anni a questa parte, 10-15, ha smesso di fare politica, fa altro Marco, l'unica cosa che è stato capace di fare Ciriaco De Mita in questi ultimi 15 anni è stato di propinarci un nipote che non è alla sua altezza e che verrà che candidato politica, ed eletto e che verrà candidato con la desistenza del PD, e questo PD non va votato perché è una presa per il culo, Marco, è una presa per il culo. E se c'è, come c'è, l'avallo di Matteo Renzi, diciamocelo chiaramente, questo ragazzo che pure mi sta nel cuore, lo stimo, è intelligente e tutto quanto il resto, anche se è molto arrogante, ma questo ragazzo va mandato a casa, se ne andasse per i cazzi suoi, dov'è che abbia, sta, come si chiama quello paese in cui parlano là? Chi è? Renzi, Matteo, Rignano, basta Matteo. Se ci devi propinare questa roba, basta, a meno che, io tengo ancora la speranza, non dica a Ciriaco De Mita, professore, statta a casa, tuo nipote, tu lo voti tu, te lo fai votare con Alleanza Popolare, Alternativi, Italia Popolare, come cazzo vuoi tu, ma io non te lo candido e non ti prendo in coalizione. Questo dovrebbe dire Matteo Renzi, se ha le palle, diversamente noi faremo una campagna elettorale contro.
Votate e fate votare il diavolo, ma non votate questo. Se, le cose. Poi, se lui si riprende e dice a questi signori, leva mano, dice a Famiglietti e a, a Valentina Paris, guagliù, avete fatto un bel giro sulla giostra, vi siete divertiti, basta, ma basta. Oppure, volete candidare? Misuratevi, quindi vi faccio fare le primarie, ma se li dà i posti blindati a Luigi Famiglietto o statisti di Fricino e alla statista di Arribalda Valentina Paris, come si chiama lei, Marco, non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte. E il Pigna non si riprende, mo ci vuole, come la Morgante lo nacque, predestinata, noi saremo predestinati a fallire ulteriormente. Altro che cavolo, questa è la tragedia, lo vogliamo capire, sì o no? Possiamo ancora consentire in questo clima, mo finisco, alla Morgante che sbatte la porta in faccia ai sindaci. E chi sei? Ma chi sei? Ma chi sei? Un'altra cosa, un'altra diciamo, nota di merito e poi chiudiamo, perché questo è un tuo cavallo di battaglia da tempo. Cioè che Silvio Sarto, imprenditore, ex presidente di Confindustria, organico al sistema confindustriale, non a livello provinciale, a livello nazionale, perché è uno che ha ricoperto ruoli anche molto importanti, anche in altre associazioni di categoria affini ed organiche, dice chiaramente, quando fa un'analisi così severa, dice sì, ma attenzione, il problema non è De Gasperi che diceva la differenza tra un politico e uno statista, no, il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista alla prossima generazione. Cioè non è così, è troppo semplice. La colpa non è solo della politica, la colpa è di tutte le classi dirigenti, in primo luogo degli imprenditori e delle parti sociali. E lo dice lui che è anche su questo. Marco, ma se gli imprenditori alla Pino Bruno in privato dicono peste e corna di tutti, non dice soltanto il diavolo c'ha le corna, no, dice che le corna, metaforicamente parlando, ce l'hanno i politici come De Meda, come Famiglietti, come Valentina Paris, tutti quanti eccetera, e poi in pubblico se la fa sotto. Questa è la responsabilità delle classi dirigenti, è per questo che la politica, allora, tu pensa un pochettino, non a caso ho citato Pino Bruno, ma pensa una persona come Pino Bruno, che è un imprenditore con le palle, che ha portato il marchio Irpinia nel mondo, cioè è uno che ha fatto cose straordinarie insieme ai fratelli, tutti bravissimi, cioè industriale di primissimo ordine. Immagina un poco se questo signore avesse avuto nel suo DNA anche il coraggio, la responsabilità della testimonianza, gli avrebbe fatto un culo così alla politica locale, avrebbe indotto la politica locale, caro Marco, a fare quello che deve fare, avrebbe contribuito a far selezionare la classe dirigente buona, invece no, uno che stende i tappeti, uno che telefona al sindaco di Avellino per chiedere scusa perché Franco Genzale e Marco Stagliano hanno detto che è un incapace, cosa che ha dimostrato di essere un incapace, per quanto insomma gli vogliamo pure uno sacco e bene, no? Uno che telefona a Luigi Famiglietti per chiedere scusa perché Franco Genzale si è permesso di dire questo ragazzotto. E che cos'è? Più di un ragazzotto? Ma andate a vedere i 5 anni però ti invita, poi ti invita Cirievo De Vita alla... E poi uno che poi, dopo aver detto che Cirievo De Vita è stato il disastro peggio di De Luca, il male assoluto della provincia, e poi lo invita e gli fa l'applauso, sta lì da piedi, ci dà i fiori, gli offre il caffè, ma io ti dico, beh... Vabbè, ecco perché Marco non andiamo avanti, ha ragione Silvio Sarno quando dice non è soltanto la classe dirigente politica, è la classe dirigente compresa quella giornalistica, caro Marco, questo giornalismo irpino che ha vissuto di grandi e belle intelligenze ferme, Nacchettina Urigemma, Beppino Pisano, tanti altri che non ho, quasi è ridotto male, Marco siamo ridotti male. Hai capito? Questi non hanno nemmeno il coraggio di fare lo starnutino. Hanno paura. Sono servi, sciocchi. Non tutti, tantissimi. Capito? Classe dirigente del cazzo. Io lo nacqui. Ciao Mario, arrivederci a tutti. Ci vediamo domenica prossima.